quanti, ben ritrovati nella cucina di Tommy and the Cook. Io adoro la focaccia barese. Il web è pieno di ricette originali, ma io vi faccio vedere la versione che piace a me. Cominciamo! Gli ingredienti sono semola rimacinata di grano duro, farina di tipo 0, acqua a temperatura ambiente, sale, lievito di birra fresco e una patata già cotta. La patata l'ho bollita e raffreddata. E ora la passo con uno schiacciapatate. Sciogliamo il lievito nell'acqua a nostra disposizione. Direttamente in planetaria inseriamo le due farine e la patata. Mescoliamo brevemente. E inseriamo tutta l'acqua con lievito. Impastiamo per 2-3 minuti. A questo punto inseriamo il sale. Lasciamo lavorare finché l'impasto non si incorda. Potrebbero servirci 10 minuti. Con le mani unte faccio cadere l'impasto sul ripiano da lavoro, anch'esso leggermente unto. Giusto qualche piega. Formiamo una palla ed ora la mettiamo in una ciotola unta a lievitare. A temperatura ambiente serviranno un paio d'ore. Un po' di pellicola. L'impasto deve perlomeno duplicare. Io la metto nel forno spento con luce accesa. Sono trascorse 4 ore. Oliamo abbondantemente la teglia che abbiamo scelto. Riprendiamo l'impasto che nel frattempo ho lievitato. Controlliamo che l'impasto si stacchi bene. Lo rovesciamo nella teglia. E lo sistemiamo con le dita oliate, dando forma ai tipici buchi. Ricopriamo nuovamente con la pellicola e lasciamo lievitare ancora 30 minuti, un'ora massimo, fino al raddoppio. Preriscaldiamo il forno in modalità ventilata a 200 gradi. Per la farcitura gli ingredienti sono pomodorini, olive, origano e olio. Come vedete la focaccia ha lievitato di nuovo. Togliamo la pellicola. Strappiamo i pomodorini e facciamoli affondare nell'impasto. In alternativa vanno bene anche i pelati.
facciamo la stessa cosa con le olive. Per questo lavoro le olive migliori sono quelle leccine. Io sto usando le taggiasche perché erano quelle che avevo in casa. Mettiamo abbondante origano. Prendiamo mezzo bicchiere d'acqua a temperatura ambiente e ci versiamo il sale fino. Con una forchetta lo facciamo sciogliere. L'altro mezzo bicchiere lo riempiamo di olio. Sempre con la forchetta creiamo un'emulsione. Versiamo questa emulsione sulla focaccia. E inforniamo immediatamente. Inforniamo per circa 20 minuti. E dopo 20 minuti questo è il risultato. Attendiamo che si intiepidisca prima di assaggiarla. Si toglie molto facilmente dalla teglia. Buon appetito! Morbidissima.